Si immagina se vendessero anche i Krabby Patty surgelati al supermercato, sarebbe una comodità, potrebbero gustarli tutti. SpongeBob, ma lo sai che l'idea che hai appena avuto vale perlomeno $1,000,000? Salve a tutti, questo è uno spot pubblicitario. Volete mettere la comodità di avere i Krabby Patty a casa vostra senza il fastidio di andarli a prendere al Krusty Krab? Beh, adesso è possibile. Gusterete la delizia del Krabby Patty quando vi pare e piace. Li troverete nella corsia dei surgelati. Comprateli, voglio i vostri soldi. Tu li hai comprati, Perlina? Sì, papà, e finiscila di trattarmi come una bambina. Allora, signor Cernia, che ne pensa? Mi chiami Don. Oh, bene, d'accordo, Don. Riuscirò a diventare ricco? Mr. Krab, se non intende vendere i suoi Krabby Patty e vuole andare a vivere sotto un ponte, le consiglio di trasmettere il suo spot. Oh. Ma se vuole diventare un ricco vero, tenga la bocca chiusa e faccia ciò che le diciamo, signore. Ok. Dia un'occhiata in giro. È la realizzazione di un sogno. Grazie alle meraviglie dell'automazione, questa fabbrica è in grado di fare in un minuto i Krabby Patty che lei fa in una settimana. Qui il futuro è nell'aria, Krab. Sente l'odore dei soldi? Oh, sì! Ehi, come mai su quel barile c'è scritto sabbia? Sarà roba importata. Si scrive sabbia, ma la pronuncia giusta è ritocchino. Andiamo nella zona riservata all'assaggio. Questo fa abbastanza ribrezzo. Ma lo compreresti? Beh, sì, per comodità e per la faccia di quello stupidotto. Anche se sto notando qualche effetto collaterale. L'ha gradito? Notiziona! Le vendite sono quasi arrivate in superficie! Ecco l'assegno! No, Mr. Krab! Sono ricco, figliolo! Sono ricco! Bene, possiamo tornare al Krusty Krab adesso? Sì, certo che possiamo! Urrà, finalmente! Benvenuti alla casa natale dei... Cavolo, mancato ancora! Cavolo, mancato ancora! Non è possibile! Via! E adesso è ora di tagliare la corda! Ma non vuoi nemmeno provare a fermarmi? $1,99, prego. Come sarebbe $1,99? Non tenti nemmeno di calpestarmi? Qui dentro ho la ricetta segreta, sai? La ricetta segreta la possono avere tutti. La vendiamo nel nostro negozio. Leggi, questo foglio è volutamente bianco. Qui dentro è tutto finto. Ah, che bella fregatura. Si può sapere in che mondo viviamo? Bene, allora dammi un Krabby Patty surgelato. Sì! Vi ho fregato! Dobbiamo inseguire quel tipo, non ha pagato. No, a cosa servirebbe? I Krabby Patty surgelati mi hanno rovinato la vita, Squiddy, e sono stato io ad avere l'idea. Ma chi sono io per contrastare il futuro? Sabbia! Sa di sabbia! E nemmeno tanto buono. Per forza sa di sabbia. Secondo te, Mr. Krab, cosa usa per farli? I Krabby Patty non si fanno con la sabbia. Si devono fare con amore. È questo il gusto che mi ricordavo. È davvero molto strano. Quindi, che cosa sta succedendo qui dentro? Ah, io sono il robot Squiddy. Mi dispiace, non posso rispondere alle domande. Squiddy! È un'idea di SpongeBob e di Patrick. Mi hanno obbligato. SpongeBob, tutto questo è opera tua? Può dirlo forte. Beh, Patrick mi ha dato una mano. I veri amici danno sempre una mano. Di solito si dice aiuta amico. E io sono stato molto aiuta amicoso. Dite un po', come avete fatto a convincere i clienti a mangiare i Krabby Patty? Ormai lo sanno che sono pieni di sabbia. Solo quelli surgelati, invece questi li ho fatti io. Ah, che cosa? Andiamolo, assaggi, coraggio. No, non la voglio! Me la voglio! Forza, Mr. Krab, soltanto un piccolo morso. La voglio! Ah, che sapore paradisiaco! Il dolce saporito sublime, unico nettare degli dèi! Ehi, Mr. Krab, guardi! Questo vi
Würstel ha lo stesso sapore di un Krabby Patty. Che ne dici di aggiungerlo al menù? No, non mi interessa. È fatto con gli scarti della cucina. Beh, allora mi interessa molto. Ero sicuro che il ristorante fosse aperto. Una volta ogni tanto ho bisogno di respirare aria pura, non l'odore di grasso fritto. E nemmeno il tanfo della mia esistenza completamente fallita. E adesso parlo da solo, di nuovo. E alla fine l'ho fatto bollire in questo modo. Bene, va avanti. Caspita, hanno una forma davvero stuzzicante. Sono già nel menù. Perché? Vuole ordinarne uno? Non so, forse, ma si può sapere quanto li fate pagare? Che ne dice del prezzo di un Krabby Patty? Sì, certo, andrebbe benissimo. E se costassero il doppio? Sì, sembra un prezzo ragionevole. Un'altra volta Krabby Patty. Se ci fosse qualcosa di diverso da mangiare. Ciao Frank, che cosa stai mangiando? È un nuovo sandwich. Ha il sapore di un Krabby Patty, però gli hanno dato la stessa forma di un Würstel. Finalmente abbiamo qualcosa di nuovo da mangiare. Ehi ragazzo, preparami subito un panino con il Würstel. Uno anche per me. Anch'io. Würstel! Würstel! Senta, Mr. Krab. Oh, buona giornata, SpongeBob. Come vanno i Krusty Dog? Bene, ecco, io mi stavo chiedendo, perché non ricominciamo a preparare i Krabby Patty? Per quale motivo ricominciare? I Krusty Dog sono la miglior ricetta che tu abbia mai fatto, ragazzo mio! Non lo so, Mr. Krab, eppure io sento molto la mancanza dei Krabby Patty. Dopotutto sono loro a dare il nome al locale. Ottima osservazione, hai ragione. Ma certo, non pensa anche lei che dovremmo... No! Krusty Dogs! Dobbiamo liberarci di questi Krusty Dog e riprendere a preparare i nostri Krabby Patty! SpongeBob, non avrei mai pensato di dovertelo dire, ma puoi contare su di me! Evviva! Aiutatemi! Oh, tutto a un tratto mi è venuto uno spaventoso mal di pancia! Sono stati sicuramente... Come... si chiamano? Krusty Dog! Sì, quegli orribili Krusty Dog! Signore e signori, permettete che mi presenti. Sono un semplice gentiluomo di vecchio stampo. Io sono venuto qui per un preciso motivo. Così gli ho detto, l'odore non è male, ma il sapore è disgustoso. Sta zitta, nonnina, sto parlando! Oh... Sono qui per esprimere la mia disapprovazione contro quest'epoca di sapori artificiali e di cibi malsani come i Krusty Dog e chiedere di tornare a un mondo più genuino, cioè il mondo degli squisiti Krabby Patty. Non mi preoccupo dei possibili effetti negativi sulla salute. E voi che cosa ne pensate? Niente, non vi mancano i Krabby Patty? Non me li ricordo più. Niente da fare, non funziona. Anzi, mi sembra che abbia aumentato la loro voglia di Krusty Dog. Qui ci vuole una terapia d'urto. Giusto, qualcosa che faccia scoppiare uno di quei booster proprio sulla faccia di Mr. Krab. Sì, certo, scoppiare. Squiddy, sei un genio! Straordinario. Ecco il suo Krusty Dog, signore, con senape extra. Ti ringrazio. Desidera qualcos'altro? Ho capito, non vuole più niente. Grazie, signore. Aspetta, ci siamo quasi. Ancora poco e comincerà a masticarlo. Adesso! Ricordate quando... Oh, per il tridente di Nettuno, guardate, quel Krusty Dog sta per scoppiare! Che cosa? Ma dove? Buona giornata a tutti! Dov'è il giochino? Il giochino non è incluso. Cosa? Ma questa è una fregatura! Li voglio indietro i miei soldi! Soldi indietro! Allora, che problema c'è qui? Nel menù per bambini non c'è neanche un giochino! Ne deduco che tu invece volevi la versione con il giocattolo, ho capito bene? Ma qui al Krusty Krab non abbiamo giocattoli! Ne sei sicuro? Allora, secondo te questo... cos'è? Questo è il giochino ufficiale del nostro ristorante! Ah.
Il mio sogno più grande è averti con me, dolce giochino. Disgustoso. Già, è un gadget davvero speciale e può essere tuo per soli... dolcissimi soldini. Ti voglio bene, giochino ufficiale del ristorante Krusty Krab. Troppo formale. Ho deciso che d'ora in avanti ti chiamerò... Oh sì, amico Patty! La 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 lu. Sono forse di troppo? Ciao Patrick, conosci già il mio nuovo giochino? Forse volevi dire il nostro nuovo giochino. Come sarebbe il nostro? Era compreso nel menu che abbiamo... diviso. Diviso? L'hai scordato? Condividere con gli altri è una delle cose più belle che esistano al mondo. È come danzare con un magico cavalluccio marino in un giardino di alghe incantato. Ricordi queste parole? Sono due! Non esattamente, ma se ci tieni possiamo dividere l'amico Patty. Bene, adesso puoi ridarmelo. Cosa? Hai detto che hai di tutti e due. E quando tocca a me? Scusa, ma tu adesso non dovresti lavorare? Sì, infatti. Ciao Patrick, adesso molla l'osso. Yaga! Bella capriola. Sì, mi sono allenato. Ora devo andare. Fermo lì, bell'imbusto. Metti giù il malloppo, è il mio turno adesso. Non posso, io e l'amico Patty ci siamo affezionati. Oh, Gary aveva ragione a mettermi in guardia, sei soltanto un egoista. Pensa questo di me? Noi due abbiamo chiuso, Gary. Mau mau. Avanti, non fare storie. Oggi tocca a me giocarci un po'. Non puoi portarmelo via, non è giusto. Allora, lasciamelo almeno per mezza giornata. E se lo tenessimo un'ora ciascuno? Mezz'ora ciascuno? 15 minuti? 5 minuti? Un minuto? No, no, no! E va bene, un secondo a testa, è la mia ultima offerta. Uno! 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 Il giochino tocca a me, molla l'osso! È mio, richiamalo! No, adesso tocca a me! No, tocca a me! A me! Se non lo posso avere, allora non lo avrà nessuno! Scappare i clienti! Si può sapere cos'è tutto questo baccano? Si tratta del giochino del ristorante. Patrick l'ha mangiato per non farmici giocare! Ho dovuto farlo, non mi lasciava in pace! Per forza, lo tenevi solo tu! Non è vero! È vero! No! Non sei altro che un mangiagiochino! Ciarlatano! Ehi, ehi, basta con gli epiteti, datevi una calmata! Mi sembra il caso di litigare per un giochino? Non potete ridurvi così per una sciocchezza simile? Andiamo, ragazzi, dovreste vergognarvi. Facciamo così, se do a ognuno di voi un altro giochino, mi promettete di fare pace? Sì! Siete fortunati, vi ho visti così entusiasti del giochino che ne ho preparato uno scatolone intero. Vanno via come il pane. $13.50 a testa. E va bene, stavolta offro io. Patrick, è il mio portafoglio. Ma allora non hai imparato niente sulla condivisione. Salve, Mr. Krab, che mi dice? Beh, in effetti dovrei dirti due parole che sarebbero queste. Sei licenziato. Sei licenziato? Cosa? Licenziato? Buongiorno, signor rivenditore di squisiti Wurstel. Mi piacerebbe tanto lavorare per lei. Beh, sembri davvero un tipo entusiasta. Ok, vieni con me. Allora, questa è la nostra cucina. Oh. La griglia sembra un po' malandata. Oh, quella non la usiamo più. Ora grigliamo tutto con questo gioiellino. Ok, buon lavoro. Ma
C'è qualcosa che non mi quadra in questo panino, ma non capisco bene che cosa possa essere. Ehi, dove sono i miei hot dog? Eccoli qua, signore. Per 1000 salsicce, questi che cosa sarebbero? Dei würstel patty. Würstel patty? Sei impazzito o cosa? Ma dove hai imparato a cucinare? Sei licenziato! Oh, ma Mr. Grub, la prego! Mr. chi? Oh, scusi, Mr. Würstel! Fuori di qui! Mi chiedo dove ho sbagliato. Proviamo in questa pizzeria! Scusi, signor pizzaiolo, le servirebbe un aiuto? Oh, altro che! Sei capace di fare una pizza? Ma ecco, io penso di sì. Oh, fantastico! Congratulazioni, sei assunto! Grazie. Boh, non è un Krabby Patty, ma bisogna accontentarsi. Ehi, amico, è pronta la pizza? Quasi pronta! Ho solo cambiato un po' la ricetta. Ok, nessun problema. Qualche ingrediente in più è sempre gradito. Eh? Ma cosa hai fatto? Hai trasformato una pizza in una pizza patty. Questa è un'aberrazione. Già, ed è anche molto buona. Sei licenziato. Signor Taco, può farmi lavorare, por favor? D'accordo, ma prima vediamo come prepari il burrito. Che gliene pare? È piuttosto interessante. Hai preparato una specie di burrito patty, hm? Chi è che lo vuole assaggiare? Molto volentieri. Tu es licenziato. Chi è? Oh, che strano, ero sicuro di aver sentito bussare. Aiuto, che succede? Lasciatemi! Signor Würstel! Congratulazioni, SpongeBob, hai avuto una promozione. Ma lei mi ha appena licenziato. E senape passata, vecchio mio. La cosa importante è che i miei clienti vanno pazzi per i tuoi mini hot dog. E ora mettiti al lavoro! Ragazzo, vuoi uscire da qui? Signor pizzaiolo, sì, per favore. Mr. Würstel mi ha incatenato alla griglia. È un po' scomodo cucinare così. Sta tranquillo, ho qualcosa per liberarti. Pomodoro per pizza. Sono libero! Ottimo, ora puoi venire al mio forno. Cosa? Oh, pasta per pizza super rinforzata! Dove stai andando col mio cuoco? Fermi, lasciate andare quella spugna! Oh, Krabby Patty, mi hai salvato! Mi rapisci anche tu? Squiddy ti ha ritrovato! Oh, tu sei Squiddy! Mi dispiace davvero, SpongeBob. Dimmi, Squiddy. Tu lo sai che ti odio, non è vero? Certo, certo lo so. Però mai quanto odio l'odore di Krabby Patty bruciato. Quindi ti prego, torna alla tua griglia. Beh, se va bene anche per lei, Mr. Krab. Oh, figliolo, non avrei mai dovuto licenziarti. Da quando te ne sei andato, qui va tutto in rovina. Il posto è ancora tuo, se ti va. Oh, fantastico! Adesso ho nuovamente uno scopo nella vita! Oh, ma dove siamo? Questo è il laboratorio segreto dove conduco i miei esperimenti sul cibo. Mr. Krab, a me sembra una cosa un po' strana. Mi sembra una cosa un po' strana? E va bene, allora aspetta di vedere. Questa! Aiuto! Ehi, come va, SpongeBob? Sandy, ma tu che cosa ci fai qui sotto? Un secondo lavoro, come gastronoma molecolare. Forte! Però non ho ancora capito che cosa ci fai qui sotto. Sono pagata per rendere più scientifico il menù del Krusty Krab. Senti, sono di fretta, è pronto il progetto speciale? Non ancora, ma mi manca pochissimo. No.
Ecco, vi presento il nuovo Krabby Patty! Un momento, è impossibile perfezionare il Krabby Patty! Non è perfettibile, è già perfettamente perfetto! Ah, sì, certo, come no! Preparamene 200 e alla svelta! Ecco voi, signori, questi sono i nuovi Krabby Patty! Forza, assaggiate la nuova versione del Krabby Patty! Voglio lasciare una bella recensione. Veramente gustoso. Un po' diverso dal solito, ma il sapore è quello classico. Però questo non me lo aspettavo. Mr. Krab sta bene. Sulla schiena le stanno crescendo dei semi di sesamo. No, che non sto bene. Non avrei mai dovuto mangiarne quattro. Ma cosa ti salta in mente? Mi spieghi come faranno entrare i clienti adesso? Là fuori non ci sono i clienti, ci sono gli zombie Krabby Patty e vogliono a tutti i costi essere mangiati. Io ti siamo gli unici due a non essere contaminati. Zombie Krabby Patty, Non aspettarti che ci creda. Perché, ma mi sento molto meglio. Ho trovato l'antidoto, la pastura di plankton. Oh, un Krabby Patty. Patrick, mangiaci. Nonno, mangiate voi. Che cosa è successo? Porzioni. Che c'è di meglio di una nottata di lavoro allo spurgo dell'olio per sentirsi uomini veri? Cosa? Bene, ora che abbiamo svuotato tutto il pozzetto, cosa pensa che dovremmo farne dell'olio? Mettitela dietro. Perfetto, andiamocene via. Lei è proprio sicuro che abbiamo fatto una cosa legale? Legale? Già, legale. Che cos'è? Questa è la pozzanghera più bizzarra su cui sia scivolato e in cui sia mai caduto. Ma che puzza! Però ha un sapore delizioso.
Cavoli, mi era quasi venuta un'idea. Ehi, ce l'ho! Mi è davvero venuta un'idea! Brandon? Arrivo subito, cara. Qui c'è qualcosa di terribilmente sbagliato. E le ci è voluto tutto questo tempo per capirlo? È tutta la mattina che c'è una lunga fila là davanti. Allora? Allora andrò a scoprire cosa si è inventato quel farabutto. Permesso? Permesso? Devo passare. Che cosa? Assaggiate i nostri nuovi deliziosi ciammi patties, adesso con un gusto commestibile. È chiaro che sta succedendo qualcosa di strano da queste parti. SpongeBob, smettila subito! Ma veramente non stavo facendo niente? Beh, lascia perdere, ho nuove direttive da darti. D'ora in poi voglio che tu frigga due patti per ogni Krabby Patty che vendiamo. Uno per il panino e il secondo solo per il suo olio. Dopo fai scivolare tutto l'olio di uno dei patti sull'altro patti e voilà! Pronto un Krabby Patty Deluxe con extra gusto. Chiedo scusa, non le sorge il dubbio che sia poco sano dar da mangiare alla gente tutto questo olio? Poco sano? Ragazzo, non te l'ha mai detto nessuno? Che cosa? Porsi domande è un pericolo per te e una noia per tutti gli altri. Krabby Patty Deluxe, ecco ciò di cui il mondo aveva bisogno. Sproppiano. Il prossimo c'è un compratore, prego! C'è nessuno? È un panino davvero squisito! Già, chissà qual è l'ingrediente che gli dà un sapore così buono. L'ispettore sanitario! Oh no! Qualcuno ha chiamato l'ispettore sanitario! Qualcuno ha chiamato l'ispettore sanitario? Sono stato io, signore! Volevo solo dirle che, beh, nelle ultime due settimane Plankton e Mr. Crab e loro hanno dato da mangiare alla gente. Che sta succedendo? Niente, signor ispettore! Hanno dato da mangiare alla gente! Si tratta solo di un'amichevole competizione fra vecchi... amici? Vecchi amici, sì! Hanno dato da mangiare dell'olio! Già, mi era sembrato di riconoscere questo orribile olezzo, ma pensavo che magari uno di voi due non si fosse fatto la doccia da un po'. Ispettore, io vorrei solo dichiarare per sua conoscenza che... questa è stata una sua idea, solo sua. Davvero? Beh, in questo caso vi farà piacere sapere che chiuderò i ristoranti di entrambi finché voi due individui schifosi non avrete ripulito le vostre attività. Buona giornata. Beh, io vado a farmi un bagno. È la fine di tutto, figliolo. È la fine di un'era. No, questa non è la fine, mi creda. E come? A meno che non riesca a trovare un modo per assorbire tutto l'olio. Ehi, aspetti un minuto. Ha forse detto assorbire? Oh, ma che differenza può fare? Lo vedrà. Oh, è stato solo un sogno. No, si sbaglia, Mr. Crab. Ho assorbito tutte le sostanze inquinanti nel raggio di un chilometro e ora le andrò a smaltire correttamente. E il Krusty Krab è libero dall'olio! Oh. Patrick, no! Le crocchiette croccanti! Smettila, smettila, basta! No. Ok, signor Crab, si tenga pronto. Non si sieda perché appena vedrà la sorpresa scatterà in piedi. Ta-da! Per la barriera corallina, quell'hamburger è avariato! Ma no, cosa ha capito? Non è carne avariata, è carne pitturata! Hamburger colorati, disponibili in 6 colori alla moda! Ehi, Squiddy, vieni! Vieni qui a vedere! Non li trovi assolutamente appetitosi? Mm-hmm, ho l'acquolina in bocca! Aspetta, vorrei un hamburger arancione, per favore, con una doppia dose di viola. E poi che farai? I frappè con le pagliette? Le patatine col farfallino? No! Hamburger colorati, hamburger colorati! Smettetela! So per
certo che è una buona idea e ve lo dimostrerò. Infatti, aprirò un ristorante tutto mio. Segrete! L'onda urlante che vedete sullo schermo sta invocando l'ultima novità culinaria di Bikini Bottom. Sentiamo cosa dicono. Hamburger colorati! Hamburger colorati! Chiedono hamburger colorati. È facile capire il perché del successo degli hamburger colorati. Ma cos'è esattamente che manda invisibilia i buon gustai di Bikini Bottom? Ma come si fa a guadagnare soldi con un'idea così stupida? E come si può non guadagnare tanti soldi con un'idea così geniale? All'inizio non sapevamo cosa fare con tutti quei soldi. Abbiamo provato a seppellirli, a tagliuzzarli, no! E a bruciarli. Ma alla fine abbiamo deciso di regalarli alla cittadinanza. Ecco a lei, torni ancora a trovarci. Vieni subito in fila. Non ci posso credere. Voglio andare a vedere con i miei occhi. Ehi, fai attenzione. Non mi interessa se fremi dalla voglia di un hamburger colorato. Devi aspettare il tuo turno come tutti gli altri. Perché nel mio locale non succede mai? Chi è il numero 46.853? Ci sono mai stati 46.853 clienti. Ecco lei, signore, buon appetito. Grazie. Mr. Crab, ma che bella sorpresa! Ha visto che meraviglia! È incredibile, gli hamburger colorati stanno andando a ruba! Sì, me ne sono accorto, ragazzo. Vedo con piacere che gli affari vanno a gonfie vele. Immagino che tu ormai abbia dimenticato il Krusty Krab. No, signore, al contrario. Anzi, a volte sento la mancanza dei tempi in cui lavoravo al Krusty Krab. Oh! Scommetto che senti la mancanza di squid, della griglia e degli attrezzi da cucina. Sì, sì! E vuole sapere che cosa mi manca di più in assoluto? Quel simpatico rumorino che si ottiene sfregando due cetriolini sotto aceto. Non so se capisce quello che voglio dire. Oh, sì, 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 certo, capisco benissimo. Beh, il Krusty Krab non è poi molto lontano da qui. Perché non vai a farci un salto in nome dei vecchi tempi? No, ma non posso assentarmi. Chi si occuperà del banchetto? Non preoccuparti, ragazzo. Ci penso io a mandare avanti la baracca. Sta dicendo sul serio? Aspetta, mi è venuta in mente un'idea migliore. Io mi prendo il tuo scassato banchetto, liberandoti di tanto lavoro per sempre. E pensa, in cambio ti lascio il Krusty Krab con tanto di squid, della griglia e di tutti quei cetriolini sott'aceto. Non posso crederci, dice sul serio Mr. Krab. Ecco qui la chiave del Krusty Krab. È tutto tuo, ragazzo. Grazie mille. E adesso che cosa devo fare, Mr. Krab? Vai nel tuo nuovo locale, è lì che ti sta aspettando. Sono così emozionato che non mi sento più le gambe. Niente paura, risolvo io il problema. Accompagnatelo al Krusty Krab e attenti a non farlo cadere. Buona fortuna, ragazzi. Il mio grande sogno è diventato realtà. Buongiorno e benvenuti, adorati clienti. Datemi i vostri soldi. Siamo venuti a farci rimborsare. Vogliamo indietro tutti i nostri soldi. Che cosa succede? Per colpa dei tuoi stupidi hamburger mi è venuta tutta la faccia viola. Vuoi vedere che cosa mi è successo sotto il kilt? E guarda le nostre povere lingue. E il tuo problema qual è? Rivogliamo i nostri soldi. Siamo 46.853 clienti insoddisfatti. Ehi, che fine ho fatto? La chiave! SpongeBob! SpongeBob, fammi entrare! SpongeBob, fammi entrare! Vai, apri questa porta! Porta, sbrigati! Stanno arrivando! Cosa? Mr. Krab non mi ha mai parlato del turno di notte! Ciao, Patrick! Ciao, ragazzi! Vedo che sei molto famoso qui. Per forza, ci vengo ogni notte. Vieni con me, SpongeBob. Voglio farti conoscere una persona. SpongeBob, ti presento Squidabet. Piacere di conoscerti, SpongeBob. Papà! Oh, piacere mio, mademoiselle. Oh, mademoiselle, ma che ragazzo a modo che sei. Lo ammetto.
cosa vorresti mangiare, giovanotto? Un Krabby Patty, grazie. Un Krabby che? Non serviamo quella roba. Voi non servite i Krabby Patty. Però hai tante altre cose buone tra cui scegliere. Anelli urlanti, frulla faccia, spaventino, piscinine fritte. Prendo un menù completo. Harry, un menù in mandezza del Pacifico. Arrivo. Che bello, che bello, che bello. Devi assolutamente provare il frulla faccia. Wow. Vedi, forza. Cosa? Oh, no, io ho paura. Buono. Vi prego, fatemi uscire subito. Gli anelli urlanti sono uno spazio. Un po' insoliti, ma appetitosi. I miei complimenti allo chef. Puoi farglieli di persona, dolcezza. Harry, hai visite? Falli entrare. Come va, nottambuli? Io sono Barry Blobfish. È un vero piacere. Piacere mio, Barry. Io sono SpongeBob. Oh, cavoli, questa è la mano con la quale cucino. Oh, già, scusa, ho usato il braccio forte. Arriva il treno! Di mezzanotte, e ora che cosa faccio? Oh, se solo ci fosse un cuoco a sostituirmi! Io ho il patentino da cuoco, basta! Signore e signori, ecco il piatto forte del giorno! Proviamo! Smettila di scherzare e cucina qualcosa di commestibile! No, non è possibile! Piacciono a tutti i Krabby Patty! Non ci capisco più niente, li faccio ogni giorno! Noi non vogliamo le schifezze che servite di giorno! I Krabby Patty non sono schifezze! Vediamo che cosa posso cucinare! No! 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 No. No. Ah! Ah! Oh! Oh, bravo, così mi piaci. I Krabby Spettri. Adesso sì che si ragiona. I Krabby Spettri. Sono tutti per voi. Sì, i Krabby Spettri. Saporito. Buono! Spettrali! Mr. Crab, ho una notizia grandiosa! La banca regala bigliettoni ai passanti? No! È stato aperto un nuovo ristorante, si chiama Flabby Patty. E adesso Plankton vuole rubare solo la sua ricetta, non è meraviglioso? Cosa? Una imitazione dei miei panini per sabotare la mia attività? Oh, ma i miei clienti sono così fedeli. Non mi abbandonerebbero mai per un bieco Flabby Patty. Ah! Ah! Quella bettola del Flabby Patty
Patty mi ha sottratto tutti i clienti. È meglio che ti ci abitui. Il tuo Krabby Patty è finito ormai. E appena avrò rubato la ricetta del Flabby Patty, tutti i tuoi clienti verranno a mangiare al ciambacche. Oh no, non ci verranno affatto, perché sarò io a rubare la ricetta del Flabby Patty per primo. Ehi, rubare ricette è la mia specialità. Non hai uno straccio di possibilità di farcela contro di me. Ah, scommetto che mi possesso della ricetta molto prima di te. Scommetto invece di no. Invece ci riuscirò. No. Sì. Ehi, non fate così. Invece di litigare e sbraitare, perché non decidete di collaborare e non rubate insieme la ricetta? Buona questa! Sei un perdente, credo. Oh, sì, perfetto. Sembriamo così ridicoli, nessuno crederà a questo travestimento. Sì, è vero, la tua è un'idea orribile, SpongeBob. Visto, siete già d'accordo su una cosa, voi due? Questo è il primo passo verso quella che possiamo chiamare cooperazione. Ok, sentiamo pure il tuo stupido piano. Guardate là. Ancora un po', ancora un po'. Il Flabby Patty assume personale. Se riuscite ad avere il lavoro, la ricetta sarà vostra. Perché devo stare sotto io? Smettila di lamentarti. Sì? Salve, sono venuto qui per rubare. No, cavolo. Volevo dire, sono qui per fare una domanda di lavoro. Sei assunto. Il primo incarico, memorizzare questa ricetta. Beh, io vado in pausa. Tieni d'occhio il ristorante, ci sì, vediamo. Sì, la ricetta è mia adesso. Non avere tanta fretta, Crab. No, non me la fai, Plankton. Mollala! No, non te la do! Lasciala! L'hai presa! L'hai presa! La ricetta è nostra! Ce l'abbiamo fatta! Crab, noi abbiamo cooperato! E adesso verifichiamo gli ingredienti per fare i Flabby Patty. 400 grammi di amore con la maiuscola, una manciata di capacità di ascolto, due cucchiai belli colmi di tenerezza e comprensione, mischiare gli ingredienti perfettamente e inserire un cuore ben caldo. Sembra una ricetta per cannibali. Aspetta un momento, questa non è una ricetta per panini. Questa è una ricetta per... l'amicizia! Avete visto, ragazzi? Questa ricetta non nascondeva alcun segreto, però ce l'ho io una sorpresa per voi! Ta-daan! Ho inaugurato un ristorante Flabby Patty per far collaborare voi due birbanti! E così il potere dell'amicizia trionfa di nuovo! Cosa? Vuoi dire che questo non era che uno dei tuoi stupidi stratagemmi? Su, su, Crab, Spongy ci ha insegnato un'importante lezione di vita! Per esempio, come si fa a precipitare da un aereo, capisci? Già, e come si fa a prendersi a randellate per ridere? Infatti, secondo me dovremmo ripagarlo con la stessa moneta, non credi anche tu? È un'idea grandiosa, amico! Ti insegniamo qualcosa sul lavoro di squadra. Torna subito qui! Dovremmo farlo più spesso, Craig! Non fatevi ingannare da un mascalzone che si fa passare per un ufficiale sanitario per scroccare pasti gratuiti. È tutto per ora. Pasti gratuiti! Bisogna informare quello vero che c'è in giro un impostore. Brutta spugna senza cervello, è quello l'impostore. Se quello schifoso impostore vuole un Krabby Patty, molto bene, per Nettuno noi glielo daremo. Guarda, questo è il Krabby Patty più diabolico che sia mai stato preparato. Dovremmo chiamarlo il Puzzi Patty. Ehi, muovetevi col panino. Ecco solo cosa. Oh, eccoci, squisitezza. Vieni qui da Paparino. Senti, l'ho mangiato. Oh, guarda, soffoca. Guarda come soffre. Hai visto bene, ragazza? È magnifico, che sporchia faceva. Ha 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 ha!
Interrompiamo le vostre risate alle spalle di un innocente per una notizia flash. Il falso ufficiale è già stato catturato. E questa è la sua foto. Se un ufficiale sanitario viene al vostro ristorante e non ha questa faccia, è quello vero. Questo è un gran sollievo, Mr. Crab. Sono sicuro che il nostro amico capirà se gli spieghiamo la situazione e ci faremo una bella risata insieme. Ho paura che non potrà più ridere, ragazzo. Perché, signore? Perché il nostro Patty l'ha ucciso. Nessuno, ripeto, nessuno saprà niente di quello che è successo. Sarebbe la tua fine, sarebbe la mia fine. Ed è questo che non mi piace, la mia fine. Fermi, dove siete voi due? Siete entrambi in arresto, non muovete neanche un muscolo. Mr. Crab, non ho l'età per la prigione. E quali sarebbero le accuse? Quella di non essere in servizio al Krusty Krab a prepararci un paio di deliziosi Krabby Patty. Cosa ridi? Mettete quella palla infangata nel baule, vediamo un passaggio. SpongeBob, ascoltami bene. Adesso i poliziotti ci riportano al Krusty Krab. L'importante è che tu stia calmo e che non perda il controllo, hai capito? E se lo perdessi solo un po'? Perché? Giù, mettilo nel baule! Io intanto ristrango i poliziotti! Che succede lì dietro? Ragazzo, mi muoio! Vai, è tutto a posto. Finalmente sono riuscito a mettere la palla nel baule. 86 Krabby Patty, Mr. Krab. C'è stata una chiamata. Cerca due individui che trasportavano un cadavere. Io prenderò una bibita. Sì, eccola qua. È un piacere servire i difensori della legge. Vi saluto. Ehi, ma qui non c'è il ghiaccio. Lo prendo io e nella cella frigorifera. Qui non c'è ghiaccio. Non c'è mai stato ghiaccio. Il ghiaccio è soltanto un miraggio. Fammi passare. Vi comportate come se aveste commesso un delitto. E va bene, allora confessa tutto. È SpongeBob che lo ha ucciso. Cosa? Non può dare tutta la colpa a me. Era fuori di sé, era impazzito. Avrebbe ucciso anche me se non foste arrivati. È stata un'idea di Mr. Krab. Abbattetelo, è un elemento pericoloso. E lui mette i bigodini quando vale. Bugie, sono tutte bugie. Ma di che cosa state parlando? Sì, noi due abbiamo ammazzato l'ufficiale sanitario. Lo abbiamo seppellito. E adesso il suo corpo è nella cella frigorifera. Vuoi dire qua dentro? Sembra vuota. A che gioco giocate voi due? Ecco! È uno scherzo! Lì, magari è diventato uno zombie e se n'è andato da solo! Eccolo, zombie! Sentite voi due! No, prendi questo, zombie! Ci penso io adesso. Zombie. Ottimo lavoro, complimenti Nancy. Ehi, ma quest'uomo non è uno zombie. È un normalissimo ufficiale sanitario. Sì, e anche a rischio di essere picchiato ancora vorrei farvi vedere questo. Ehi, Mr. Krab, guardi, abbiamo superato il controllo. Urrà! Rispondo io, arriva! Sei pronto? Non ti dispiace, il locale è già chiuso. Salve il Krusty Krab, posso esserle utile? Una pizza? Non c'è nessun problema. Scusi tanto, Mr. Krab. Ho segnato il più presto possibile, arriviamo. Ma Mr. Krab, non abbiamo mai fatto la pizza. Non consegniamo a domicilio. Hai ragione, non l'abbiamo mai fatto, ma oggi lo farai tu. Ma perché proprio io? Non lo può fare SpongeBob? È un'ottima idea, fatti accompagnare da lui. Non ha capito, non volevo farmi accompagnare. Retromarcia! Capolinea. Almeno siamo ancora vivi. Ma la vuoi sapere una cosa? Non abbiamo più un goccio di benzina. E naturalmente, come se non bastasse, siamo finiti nel bel mezzo del nulla cosmico. Non è tutto, c'è dell'altro. La pizza si sta raffreddando. Ah, ma come ho fatto a non pensarci prima? È terribile! La pizza si è raffreddata, che disdetta, è una tragedia. Accidenti, peggio di così non poteva andare. Ah!
comunque possiamo anche andare a consegnarla a piedi. La Krusty Krab pizza è una grande pizza, te ne innamorerai. La pizza, wow, 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 wow. La Krusty Krab pizza, te ne innamorerai. Sia la miglior pizza. Sponge, ho fame, ho bisogno di mangiare qualcosa. Ho sentito dire che durante la carestia i pionieri mangiavano il corallo. No, un momento, forse mi sbaglio. Magari era sabbia o forse era fango. Basta, dammi quella pizza. No, ora ricordo, era corallo. Dammela subito. No, abbiamo preso un impegno, la pizza è del cliente. Hai ragione, quella pizza è per il cliente. Infatti. Non credi che sarebbe il caso di darci un'occhiata per controllare se è ancora intatta? Beh, solo una sbirciatina. Ok, è a posto. Diamone un'altra occhiata per sicurezza. Bene, per fortuna mi ero sbagliato, sembra tutto a posto. Eh sì, questa pizza ha veramente un aspetto splendido. Sì? E quello cos'è, del formaggio filante? Sì. Hai visto che ci sono anche un mucchio di peperoni? Sì. Certo che è un aspetto davvero invitante. Ehi tu, aspetta un momento, ho capito esattamente dove vuoi arrivare. Per chi mi hai preso? Questa pizza non si tocca, è chiaro? Dammela subito. Dammela o sarò costretto a usare le maniere forti. Sta lontano. Torna subito qui, dammi immediatamente quella pizza. No. Non vedo l'ora di vedere la faccia del cliente, che emozione. Desidera? Congratulazioni, signore. Ecco qui la pizza che aveva ordinato. Grazie mille. Non vedevo l'ora di assaggiarla. E la mia bibita dov'è? Ma quale bibita? Quella che avevo ordinato. La mia diet, dottor Kelp. Non mi dica che ha dimenticato di portarmela. Ma a me non risulta. Secondo lei come faccio a mangiare la pizza senza la mia bibita preferita? Sì, ma... Nemmeno un briciolo di rispetto per il cliente. E questa la chiama consegna a domicilio. La riporti indietro. Sponge. Senti, Sponge, sei sicuro che sia tutto a posto? Ti senti bene? Dai, non piangere. Che cosa volete ancora? Ho già detto al suo collega che non la voglio più la pizza. Sì, però questa è offerta dalla casa. L'hai convinto? Oh, certamente. Se l'è pappata in un boccone. Senza bibita? Senza. Portami a casa adesso. Stai scherzando? Abbiamo solo il tempo necessario per tornare al lavoro. Eccoci qui.